Ieri è uscito il bando per Donizetti, per l'appalto dei lavori che sono di 18 milioni di euro. È un bando con offerta economicamente più vantaggiosa, che significa giustamente per i non addetti ai lavori che chi farà l'offerta dovrà anche offrire delle migliorie rispetto al progetto. Quindi questo è estremamente positivo perché va a selezionare le aziende. I tempi sono molto stretti, nel senso che entro il 24 luglio le ditte che vorranno partecipare dovranno chiedere il sopralluogo, che è obbligatorio, sopralluogo che avverrà entro il 28 luglio, la gara scade il 3 agosto, poi verranno nominate due commissioni, una più diciamo, legale amministrativa che valuterà se l'impresa ha le caratteristiche per partecipare, è una più tecnica che valuterà l'offerta migliorativa. Il tutto nelle 2 settimane a cavallo di Ferragosto, con la possibilità del soccorso istruttorio, che in pratica significa dare una settimana se manca un documento per fornirlo, però questo non sposta i tempi e ovviamente, se non vi sono ricorsi, per carità, cosa che nessuno mai si augura, a ottobre il cantiere potrà essere aperto.